espressioni perché non da politico, ma da militante, ormai da tanti anni da militante, poi dico, io sono attento ai movimenti, diciamo, che in cui si sposano di solito tutte qui. In modo particolare anche il Movimento 5 Stelle, perché con Massimo poi abbiamo condiviso delle battaglie di voi. Si referendum sui beni comuni, sull'acqua e quant'altro, posto invece centrali a biomasse, su Cerano, su molte cose, diciamo, programma degli incontri abbastanza buoni. Però quello che vi lascia per questo dal vostro movimento è quando si dice noi non dialoghiamo con nessuno, con i partiti. Allora, sono uno molto acculturato, però adoro vuol dire democrazia. La domanda è si vuole fare il comizio. Va bene. Allora, cioè io ho paura di questo, di quando si dice, no? Sai, il Mailand, io credo che quando si dice noi non dialoghiamo con i partiti perché i partiti sono marci, ci hanno portato fin qui e tutto questo. Io seguo anche gli show di Grillo, con gli interventi di Grillo. Quindi quando Grillo parla che i sindacati sono marci, che i partiti sono marci, per questo, io dico che parte sia una verità, parte non sia una verità, perché come lei ha poc'anzi detto, anche esattamente sono la libertà delle persone, no? Cioè io ho sempre fatto un distinguo, anche se non sono dalla mia parte politica, che in tutti i movimenti e tutti i partiti sono la libertà delle persone, no? Cioè ritengo anche del movimento di persone, però non è che voglio fare il convinto, però ci sono delle altre persone, io ho capito fino, se vuole fare la domanda così rispondiamo, non è che lo quando c'è la Corte dei Conti che cerca disperatamente di fermare quel provvedimento che andrà
questi per noi. Io non ci sto a chi dice che ha preso il finanziamento pubblico ai partiti, io non ci sto a chi va in deroga alla normativa antimafia sulla guerra dei fuochi in Campania e l'Expo di Milano, io non ci sto a questo, non ci sto. Perché c'è gente che muore, che c'è dei rifiuti tossici sotto il culo e tu non metti la simpatia in mezzo. È chiaro o no? E sono queste le ragioni per cui non discutiamo. Quando siamo seduti in commissione, noi nel pieno rispetto delle istituzioni parliamo con gli altri parlamentari e ci dicono sì sì avete ragione, ma poi hanno le mani legate, non lo possono fare, con chi devo discutere? Se io presento un emendamento per il reddito di cittadinanza completamente coperto, tecnicamente accettato dalla ragioneria dello Stato, dal servizio bilancio, mi sento dire dal Partito Democratico da SEL e da SEL che una scelta politica che ora non si può fare ed è meglio lasciar morire di fare gli italiani, pur essendoci soldi, io non lo faccio la cosa. Perché tutti abbiamo da fare, abbiamo la famiglia, abbiamo il lavoro, abbiamo i nostri impegni, ma bisogna leggere sui provvedimenti, vedere come votano, vedere che la legge di stabilità che già faceva pochi è stata peggiorata dall'iniziativa parlamentare, quel Parlamento che sta ancora lì, che non è stato cambiato, che deve rispondere alle lobby, che deve rispondere a Giovi d'Azzardo, che deve rispondere perché deve dare delle consulenze e danno 5 milioni alla fondazione.